Non ci aspettavamo di trovarlo a Novarello, comunque eccolo qua, il preparatore atletico del Novara Calcio Daniele Sorbello. Gli diamo il ben ritrovato ai nostri microfoni in un periodo tanto insolito quanto particolare, quanto importante per il fisico di un giocatore. Prof, innanzitutto, quali sono i consigli che diamo ai giocatori in questo periodo dell'anno? Sicuramente di riposarsi, visto che ci aspetterà poi un periodo in cui dovremo lavorare tanto. Quello che ho detto ai ragazzi è adesso di staccare un attimo la spina da un punto di vista mentale. Chiaramente sono dei professionisti, quindi è giusto che anche se staccano la spina e si riposano e si divertono in vacanza, non devono tralasciare alcune regoline che sono fondamentali per un atleta, che è quella di controllarsi da un punto di vista alimentare e di fare magari qualche attività di svago che li mantiene in forma, anche se non è l'attività specifica che poi andremo a fare. Ecco, senza andare nei dettagli, senza stilare programmi, diete, tabelle di allenamento, c'è un'attività particolare che magari noi nemmeno ci immaginiamo che può portare dei benefici a un giocatore in questo momento? Ma visto lo stress a cui è sottoposto il corpo durante tutta la stagione agonistica, il mio consiglio è quello che ho detto anche ai ragazzi prima di partire, è quello di lavorare, magari di non tralasciare quelle 2-3 volte la settimana un po' di lavoro su quelle che sono le problematiche che ogni giocatore poi ha in maniera personale, quindi chi soffre di determinate di determinate